Buonasera e un grande abbraccio, sono sempre il vostro amico Loris. Volevo specificare che io per dire queste cose non sono pagato, non pago nessuno, ma le dico perché quando uno ha la conoscenza non è bello tenerla solo per sé, e è bene darla anche agli altri, perché con la conoscenza si affrontano tutte le situazioni, senza conoscenza non si affronta niente. Questa sera vorrei aprire un discorso, e ringrazio sempre Nuova Civiltà che ci dà modo di sentirci, di mettere i pareri, di meditare, di pensare, di documentarci. Io vorrei dire una cosa molto importante. Da sempre, non diciamo da molti anni, da sempre ci hanno insegnato di non accettare per vero quello che non conosciamo, e tantomeno ci hanno insegnato ad avere paura dei fantasmi, avere paura di gente che se n'è andata. Ok? Bene, io volevo specificare che non bisogna aver paura, che non è proprio così. È proprio in questo periodo dell'umanità che tutti sentiamo nel nostro inconscio che c'è qualcosa che non va, qualcosa che non va, cioè il lavoro, o la casa, o la famiglia, sentiamo che qualcosa non va. Ebbene, abbiamo ormai, non dico cifre, ma talmente tanti in crisi esistenziale. C'è troppa gente ormai, anche giovane, gente che ha tutto, che pensa di farla finita, dice non voglio più vivere, la faccio finita, pensando di risolvere tutto. Bene, io stasera, con la mia esperienza provata, toccata con mano, non per sentirlo dire, voglio specificare alcuni casi, che sono poi tantissimi, proprio alcuni particolari, per dire che persone l'hanno fatta finita, ma poi invece non era finito tutto per loro, perché sono rimasti lì. Comincerò col dire che mentre io ricevo persone non solo per curare ammalati o altre cose, ma ricevo molte persone proprio per un consulto di azienda, consulto della famiglia, consulto di molte cose, no? E essendo veggente non posso permettermi di sbagliare. Ebbene, fra queste persone, si parla già di 30 anni fa, mi è venuta una famiglia, cioè una signora che il marito si era appena impiccato, perché lui aveva le mucche, aveva un allevamento, le sono morte tutte le mucche, senza nessun motivo, chiamato veterinari, di qui di là, quello che vorremmo chiamare maleficio, perché il maleficio esiste, non è fantascienza, anche se tutti dicono ma sì, non è vero, qui là, invece noi abbiamo prove che i malefici esistono, che qualcuno mi dica perché muoiono, cioè, poverino, queste mucche, questa stalla che lui aveva, sono morte tutte, ma a tutti gli studi veterinari non è risultato nulla. Lui ha fatto prima, da dispiacere, si è impiccato nella stalla. Ebbene, dov'è il caso? Il caso invece esiste, perché dopo che lui non c'era più, ebbene, in casa succedevano le stesse cose, e le specificherò proprio per bene. Lui aveva l'abitudine dell'inverno che smetteva alle 5, cioè alle 17 del pomeriggio. Finito la stalla, pulire le mucche, tutto quanto, chiudeva la stalla, apriva la porta di casa, faceva la scala che va al primo piano, andava a farsi la doccia, sentiva che si aprivano la doccia, e poi aveva l'abitudine che lasciava sempre l'acqua un po' aperta. La moglie poveretta doveva sempre andare a chiudere sia la serranda di plastica e sia a chiudere l'acqua. E diciamo, come mai è possibile che tu non cambi mai, che lasci sempre quest'acqua aperta? Ebbene, dopo che lui se n'è andato col corpo, succedevano le stesse cose. Ebbene, dopo che questo signore se n'è andato, hanno fatto funerale e tutto quanto, la moglie è rimasta a abitare lì. Il figlio con la moglie abitava in un altro posto, ma viene fuori che questa signora, cioè questa vedova, non vuol più stare a casa, era terrorizzata. Perché? Dopo che se n'è andato, lei è stata qualche giorno, è logico, dal figlio, con la moglie, speriamo un po' che giù di corda, è tornata a vivere nella sua casa. Ebbene, alle 17 del pomeriggio, lei sentiva le stesse cose, cioè sentiva la stalla che si chiudeva col catenaccio, sentiva presa la porta per salire la scala, e serviva per la doccia, di cui l'acqua che usciva e poi la doccia rimaneva aperta e che gocciolava. Poi vedeva aprirsi la porta e nella stanza dove doveva mangiare la sedia del suo ex marito si muoveva e si sedeva, e dunque è rimasta terrorizzata. E logico, sono andato subito a chiedere i preti. I preti hanno detto che non è vero niente, queste cose non esistono, sono solo baggianate. Allora, io non sto più là, aveva il terrore. Il figlio, penso, la portiamo da un medico, vediamo, è un po' esaurita, cioè è un po' scioccata, è un po' triste. E questo medico fa un po' di domande, ha detto: guardi, questo è uno stress che ha subito con la mancanza del marito, sarà un po' da curare, ma poi passerà. Invece succede che questa signora dice: no, io non sono matta, non sono ammattita. Dice al figlio, alla moglie, i parenti: venite là e vediamo se succede o no, vediamo se sono matta. Ebbene, a questo punto il figlio, la moglie e altri parenti sono andati là nel pomeriggio, ebbene alle 17 del pomeriggio sentivano le stesse cose, cioè la stanza che si chiudeva, la porta che si apriva, la doccia, che qualcuno andava a fare la doccia e poi lasciava l'acqua che gocciolava. A questo punto non sapevano più a chi rivolgersi, perché avevi detto: io non avrò mai più la casa di Maracchiusa. Ebbene, proprio perché ci hanno insegnato ad aver paura, a cercare di non conoscere queste cose. Ebbene, questi signori sono venuti a me, e va bene, io devo toccare con mano, vengo là un pomeriggio, ci siamo messi d'accordo del giorno che sarei andato, ed era il 13 dicembre, faceva un freddo mostruoso. Bene, io parto, vado a Caselle, la casa c'è ancora adesso, e davanti all'aeroporto di Caselle di Torino, vado lì e arrivo lì alle 16:30. E la signora mi aspettava, ha detto: venga, venga, le faccio il caffè. E dico: voglio vedere se è vero questo caso, no? Se è vero, vediamo se qua succede. Magari la signora è rimasta un po' di paura. Bene, di tranquillo, mi fa il caffè, guardo l'orologio, aspetto le 17, ebbene proprio alle ore 17 in punto, io prima avevo controllato, la strada era a posto, era chiusa, tutto a posto, la porta era chiusa, la doccia era chiusa, la serandina no, di plastica, e l'acqua l'ho chiusa bene, dunque era tutto perfetto. Ebbene alle 5 esatte, 17 pomeriggio, specifichiamo, sento che la strada si apre, si chiude, cioè lui esce fuori dalla stalla, la chiude, apre la porta, fa le scale, erano quelle scale di cemento di una volta, apre la doccia, sentiamo l'acqua che scorre e poi comincia a gocciolare. Mentre ero seduto che prendevo il caffè, proprio al suo posto, capo tavolo, vedo che la sedia si muove, cioè si tira indietro, così tira avanti. Praticamente io non ho avuto paura. Essendo un sensitivo, infatti sono in America, ci sono addirittura i cacciatori di fantasmi, non ho avuto assolutamente paura, lo vedevo benissimo e ho provato amore e compassione per lui, perché non si è andato nel mondo spirituale che tutti noi dovremmo andare, ma era rimasto legato alla sua casa, legato a sua moglie, e dialogando con lui, perché questo dialogo esiste tra spiriti, non è fantascienza, esiste fra anime. Ho detto: guarda, il tuo corpo è andato al cimitero e tu sei qui, ma gli altri non possono vederti, io ti vedo, dialogo con te, il pensiero, l'anima, la telepatia, chiamiamolo come vogliamo, ma gli ho detto: guarda che tu porti sofferenza, perché loro hanno paura, hanno insegnato la paura, e devi seguire la tua strada di evoluzione, andartene spiritualmente. Ebbene, abbiamo dialogato proprio con un amore, una compassione, di fratellanza, che tutti dovremmo andare lì. Ebbene, questo, io poi sono andato via, siamo salutati, non è più successo nulla. Ripeto, la signora ha vissuto ancora 30 anni, mancata un anno o due fa, il figlio, la moglie, i parenti sanno queste cose, le abbiamo vissute. Ma la cosa più bella che è successa, che, ripeto, era d'inverno, un freddo terribile, il giorno dopo viene il figlio di questa signora con la moglie del figlio, e mi hanno portato un fascio di iris. Guarda caso, noi proprio adesso stiamo vivendo il Vesak, che il Vesak sarebbe la festa del Buddha, l'illuminato, Siddhartha. E cosa si pensa? Vesak vuol dire che lui ha avuto il risveglio, 35 anni che non compleanno, poi è mancato e ha raggiunto il Nirvana, quello che voleva, che tutti noi vorremmo andare nel mondo perfetto, nel mondo spirituale, quello che noi chiamiamo paradiso, loro chiamano Nirvana. Ebbene, ma quando il Buddha si sta per andare, cioè varcare la soglia dal mondo materiale al mondo spirituale, ha visto che l'umanità era sofferenza, era piena di dolore, ha detto: non voglio andarmene, non voglio stare qui con loro, finché l'umanità tutta sarà pronta a varcare la soglia del mondo materiale con quello spirituale. E dunque dice, quando l'umanità sarà pronta a varcare la soglia dal mondo materiale spirituale, gli iris, che sono i fiori del Buddha, fioriranno d'inverno. Ebbene, noi abbiamo avuto la prova, perché il giorno dopo sono venuti con un fascio di iris e li ho distribuiti a tutte le persone, che erano sarà stata una cinquantina, e questo in un viaggio che abbiamo fatto a Međugorje. Anche lì era dicembre, siamo andati da Padre Ioso, ebbene ai lati della strada, noi eravamo una cinquantina col pullman, erano tutti i fiori iris, quei blu, fioriti. Dunque, questa è l'annunciazione della profezia buddista che dice: quando l'umanità sarà pronta, i fiori del Buddha fioriranno d'inverno. Questo è una cosa bellissima e io spero che noi siamo tutti pronti a questo passaggio. Ebbene, tra le centinaia di casi che mi sono occupato, ripeto, mi occupo giornalmente da mezza vita ormai, mi sono occupato proprio per una casa che io ho abitato. È venuto su un signore, posso dire anche il paese è Rubiana di Torino, dove lì in tempo di guerra dei partigiani, dovevano essere 6 mi sembra, 6 o 9 non ricordo più, hanno trovato una sveglia, ma era una bomba, cioè una sveglia finta da una bomba. Quindi questi l'hanno presa e sono saltati in aria. Il comune ha fatto una chiesetta in onore di questi partigiani, che poverini, e sono morti tutti. Ebbene, un signore, anni dopo, proprio 30 anni fa circa, ha comprato quel terreno, ha buttato via sta chiesa, tolto tutto, e ha iniziato a farsi una bella villa. Ebbene, quel signore, per anni, la villa non riusciva a termine, c'era sempre qualcosa, si spaccava l'acqua, la non andava, il muratore non arrivava, c'è il cemento, si scioglieva, cioè succedeva di tutto per impedimenti che portasse a termine questa villa. Bene, ma succede poi di più, che quando era quasi terminata, lui una sera ha voluto dormire lì, e questa sera sono stanco, dormo qui, domattina sono già qua. Ebbene, cosa succede? Che nella notte, mentre dormiva, questo signore ha iniziato a vedere dei spiriti, cioè che ormai non è più fantasienza, perché ormai abbiamo migliaia e migliaia di questi casi, che vedono gli spiriti in casa. Ebbene, chi erano? Erano questi i poverini morti di questa bomba e sono rimasti lì, senza andare altrove. Questo signore è venuto da me come consulto e anche lui mi dice la stessa cosa, dice: guarda, io ho preso questa villa, pensavo di andare avanti con mia moglie, con la mia pensione, ma là succede di tutto. In più io non sono matto, ho dormito là, ebbene ci sono delle presenze. Lei può fare qualcosa, ma perché io qui ormai non vado più a termine, ho finito i soldi. A me piaceva la zona, questa villa l'ho comprata io, ripeto, Rubiana, un paese vicino a Torino, vicino a Musinè. Sono andato a abitarla con mia moglie, la prima sera che ho dormito lì, ho iniziato a vedere questi spiriti. E allora, dialogando fra di loro, e oggi col pensiero, non con la parola che non aveva il corpo, dico: ma lui ci vede, ma lui non è come gli altri, ma lui non ha paura. E io ho detto: carissimi, e voi, il vostro corpo non c'è più, siete perso, dovete seguire la strada, la via della luce, andare in paradiso, cioè, seguire l'evoluzione. Invece bene, questi l'hanno capito. Ebbene, in quella casa non è più successo nulla. E io l'ho abitato felicemente, poi l'ho rivenduta. Ebbene, quella casa l'ho poi venduta, tuttora l'abitano delle famiglie, tranquille. La casa che io abito adesso, sono venuto a abitarla nel 92. Qui era famosa per essere la casa delle masche. Chi non capisce il piemontese, masche vuol dire la casa delle streghe, perché tutti giravano alla larga. Qui è successa una cosa reciproca. Anche qui dei partigiani in tempo di guerra trovano una bomba, saltano in aria e le fanno una chiesa. Fanno questa chiesa e la terra è rimasta così. Tutti andavano ogni tanto a vedere questa chiesa. Viene un signore, compra il terreno, Buddha sulla chiesa e si metteva le varie mucche. Ebbene, quando c'erano i temporali, entravano i fulmini dentro le stalle e queste mucche tra fulmini, malattie e altre cose sono morte tutte. A questo punto questo signore l'ha fatta finita, si è impiccato qui un albero. Ebbene, poi l'hanno comprata dagli altri, è andato tutto in rovina, la casa ha preso fuoco, hanno fatto un'azienda, cioè tutto in malora. Anche qui succede la stessa cosa. Viene una signora e mi dice: guardi, io ho un convivente, hanno fatto una società, hanno piantato 400 albicocche, ebbene al massimo in piena stagione dei frutti 2 albicocche. Hanno piantato 600 circa noccioleti, neanche una nocciola. Allora la gente mi spieghi questo. Il mio proprio fuoco tutto, hanno dovuto rifarla. Cioè tutto che non andava. Questa mi dice: se lei fa qualcosa, se ti aiuta, perché noi adesso dobbiamo venderla. E abbiamo rimesso tutto. Non riusciamo a nearla questa casa. Bene, io che avevo venduto quella di Rubiana, con i soldi là ho comprato qua, ancora prima della firma, perché mancavano 2 giorni che la banca le portava via tutto. Ebbene, cosa è successo? Ma posso, la gente non può dirmi che non è vero, perché tutti sanno questo caso. E addirittura io adesso, tuttora, ho ancora la campana di quel campanile, di quella chiesetta, ho ancora la croce. Bene, questa casa l'abito dal 92, sto benissimo, ho avuto 3 figli e anche lì è successa la stessa cosa. Questi spiriti poverini che non si rendevano conto che è successo, perché la cosa più importante, quando uno lascia questo corpo, non si rende conto ciò che ha detto questo corpo, perché non si è cosciente come prima e pensa di abitare ancora lì, ma purtroppo passa un'altra dimensione e dunque non comunica più. Io queste cose le ho vissute in un incidente stradale quando avevo 21 anni. Io sono morto in incidente, sono rimasto 3 giorni fuori e sono ritornato dopo, non finirò mai di dirlo. Tutti volevano invogliare. Tutti questi signori che pensano di farla finita, okay, e che tutto sia finito lì, no. Noi abbiamo la speranza, abbiamo la certezza, abbiamo la sicurezza che il dopo esiste. Cioè noi siamo uno spirito, siamo un'anima, il vestito di un corpo. E dunque il corpo è solo un vestito. Come che io adesso, che sono qui che vi parlo, domani decido di farla finita. Ok? Ma se ne andrebbe il corpo. Io rimarrei ancora qui, legato con mie figlie, con la mia casa, con il mio cane, cioè con le mie cose. Ma loro non potrebbero più vederlo, dunque creerei una tragedia. In più, se leggiamo l'induismo, le altre religioni, dice che rinnegare la vita, che è un dono di Dio, è peccato rinnegarla, dovremmo rifare tutto da capo. Io voglio portare questo messaggio di speranza, se anche la vita è dura, ogni giorno sempre di più, pensare che questa vita è una scuola, che noi dobbiamo superarla, dobbiamo essere promossi, per andare in mondi migliori, che il migliore di tutti è il mondo spirituale, perché quello è perfetto. Qualsiasi mondo materiale non sarà mai perfetto. Ripeto, queste cose non parlo per sentito dire, ma mi occupo da sempre di queste cose. Potrei dire 1000 casi. Anche qui vicino a noi c'era un sacerdote che ogni sera andava a farsi la sua passeggiata nei boschi. Dopo che è mancato, qui i boscaioli, i valigiani, lo vedevamo là, stessa strada che faceva la sua passeggiata, e mi dicevo, io è morto, cominciamo a vederlo lì. Ebbene, mi ha detto, non è che puoi fare qualcosa, perché noi non andiamo più là, in quei boschi. Ebbene, una sera sono andato là, e lui era lì che passeggiava, tranquillo, ho detto, ragazzo, tu ormai te ne sei andato, vai nel regno dei cieli, cosa fai guarda qui? Quella gente è povera di te. Ebbene, anche lì sono tornati nei boschi, lui non si è più presentato. Questa è una realtà. Noi non dobbiamo avere paura di niente, perché se ci affidiamo veramente a Dio non abbiamo paura di niente. Dunque, quelli che chiamano spiriti, quelli che chiamano fantasma, in America ci sono dei professionisti che vanno a liberare queste case, si spendono un sacco di soldi, hanno un sacco di apparecchiature. Non abbiamo bisogno di apparecchiature, perché ormai tutti ci accorgiamo se c'è una presenza in casa. E si va dai maghi, si va da quello lì, dal prete, poi non avrò niente. Cioè dobbiamo essere sereni e tranquilli, non avere paura di queste cose, pensare chi c'è in quella casa e se ha bisogno di amore di sicuro, di compassione, di dire qualche consiglio. Dunque io invoglio sempre tutti noi a conoscere e a ragionare, perché il male più grande è l'ignoranza, avere paura di quello che non conosciamo e non accettarlo. Invece è meglio conoscere quello che noi non conosciamo e non avere paura di niente, perché il buon Dio ci ama e ci vorrebbe salvare tutti. Purtroppo c'è gente proprio imperterrita che non vuol saperlo, non vuol sentire, non ne vuol niente, ma quella è ignoranza pura. Tutti noi dobbiamo sempre imparare. Io ringrazio tutti anche questa volta, spero di avervi portato un messaggio di speranza, un messaggio di conoscenza, perché proprio adesso si parla di guerre di qui, di guerre di là, dunque l'umanità, la cattiveria sta avanzando sempre più, e per ignoranza e per paura, perché io ho un motto: tutti i nemici li posso vincere, con cosa? Facendomi amici. Se ho un nemico, la vittoria è su di lui e farà un amico. Questa è la più grande cosa che possiamo dire. Il nostro amico, come ha detto Gesù, bisogna amarlo, amare tutto, perché tutto vive e noi siamo un corpo unico. Tutto il bene che facciamo ci ritorna indietro. Un abbraccio a tutti, alla prossima volta.